Quali sono i tre ingredienti fondamentali, i tre ingredienti base della legge dell'attrazione? Sono un obiettivo chiaro, espresso secondo l'acronimo SMART, specifico, misurabile, accessibile, realistico e temporalmente collocato, il distacco dal risultato di quell'obiettivo, cioè quell'obiettivo, noi non dobbiamo confonderci con l'obiettivo. L'obiettivo deve essere soltanto un mezzo per migliorare noi stessi, per migliorare il nostro stato interiore, ma dobbiamo rimanere distaccati perché un mezzo non è un fine, il fine può essere raggiunto attraverso altri mezzi, quindi non dobbiamo credere che quell'obiettivo sia l'unica fonte, di benessere della nostra vita. Questo è il modo migliore per restare distaccati dal risultato e ottimizza le possibilità di attivare la legge dell'attrazione e di raggiungere l'obiettivo stesso. Il terzo ingrediente fondamentale della legge dell'attrazione è l'intenzione. L'intenzione significa orientare il proprio stato mentale, la propria energia mentale verso quell'obiettivo, quindi fare delle azioni. La legge dell'attrazione si attiva molto di più quando vengono fatte delle azioni che siano, come dire, fonte di certezza, come dire, comunicare con l'universo che noi stiamo facendo sul serio, che stiamo andando veramente in quella direzione, che non stiamo aspettando la manna dal cielo, ma ci attiviamo, direzioniamo le nostre energie in quel senso lì, valendo ovviamente sempre il concetto di distacco dal risultato. Faccio tutto ciò che è giusto fare nel modo migliore. E poi, comunque vadano le cose, io sono sempre soddisfatto perché io sono qualcosa di diverso da ciò che raggiungo e da ciò che ottengo. Utilizzando appieno questi tre ingredienti si attiverà la legge dell'attrazione, quindi tutto l'universo si metterà in moto per far sì che il nostro obiettivo in qualche modo venga realizzato. Bene, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.